italiani il debito ci costa circa 85 miliardi all'anno, non sono pochissimi. Questi 85 miliardi dipendono da una cosa, da che cosa fondamentalmente? Da che fiducia hanno i mercati, le agenzie di rating su di noi. E la fiducia da cosa dipende? Dipende da come loro vedono il nostro futuro. Se noi investiamo in qualcosa che produrrà cose positive nel futuro, automaticamente il peso del debito si riduce. Potrebbe oggi essere molto meno. Ci sono delle cose che dovreste sapere, che poi vi dirò nel sito. Comunque, una ve la dico, la Banca Centrale Europea sta passando molti soldi alle banche, al tasso del 0,75-0,50%, cioè un tasso bassissimo. Ma le banche private non stanno investendo con le famiglie, favorendo un prestito mutuo, favorendo la possibilità dei figli di studiare. Non stanno investendo con le imprese. Le banche prendono questi soldi, e sa che bene che fanno, li investono in buoni del tesoro dei paesi da cui possono trarre vantaggio. Quindi prendono allo 0,75% la banca centrale e investono al 5-6%. Ma questo lo potete considerare un lavoro? Ma questo non si considera, non è considerato fare soldi sui soldi in quel modo lì. Le banche dovrebbero essere guidate, dovrebbero esserci una politica sulle banche che dice: banca, fai il tuo mestiere è quello di investire soldi nell'economia, perché oggi sapete che oggi le imprese hanno bisogno dei soldi come noi abbiamo bisogno dell'ossigeno. Se gli togli i soldi l'impresa non può investire. E come fa a investire un'impresa? Investe se i soldi non costano tanto, se il tasso di interesse è basso. Ma la Banca Centrale Europea non passa i soldi alle imprese, li passa alle banche. E le banche cosa fanno? Investono nelle finanze, cioè per conto loro. Ora capite che già solo questo significa che noi paghiamo le tasse per la scuola, per questo e per l'altro, e la finanza, che dovrebbe facilitare il movimento dell'economia, è esattamente il contrario, fa l'opposto. Però purtroppo come popolazione non lo sappiamo e non sappiamo reagire. Credo che questo sia uno dei temi più importanti. Io mi occupavo di musicoterapia, tanti amici, tante associazioni si occupano di musicoterapia e guardo con un po' di tristezza al futuro che hanno. Loro credono che il loro futuro potrà migliorare, ma si sbagliano. I soldi per attività come la musicoterapia, l'odontoterapia, il lavoro con i bambini, i disabili, tutto il lavoro sociale avrà sempre meno soldi. E quindi tutto questo ci verrà detto perché noi non ci stiamo comportando bene, dovremmo pagare ancora più tasse, dovremmo svendere i nostri beni pubblici. Bene, ci stiamo già dissanguando. Vi dico questo perché è importante che sappiamo che non è avvenuto a caso. Il carattere sociale ha dovuto cambiare per poter fare queste cose, perché se fossero successe negli anni 60-70 ci sarebbe stata una reazione popolare, saremmo tutti in piazza, non avrebbero potuto presentarsi alle elezioni se non le persone che dicevano, denunciavano questi eventi, invece non lo fanno, sono correnti. Non lo fanno nemmeno i giornali, la maggioranza dei giornali non può fare, perché i giornali, se fanno questo, gli sponsor dei giornali gli tolgono i fondi, il giornale il giorno dopo non c'è più. Siccome non c'è una popolazione in grado di finanziare i giornali, perché quasi pochi leggono, i giornali per andare avanti devono assecondare questa politica. Allora, questo è il settore economia. E soprattutto siamo in un momento in cui l'economia ha lasciato il passo un'altra cosa terribile. L'economia serve a tutti noi. Grazie all'economia che noi possiamo mangiare, avere una casa, mandare a scuola i nostri figli. Ma l'economia oggi non domina il mondo, è la finanza che lo domina. E la finanza non serve all'economia, serve a distruggere, è questo che è terribile. La finanza dovrebbe servire l'economia e l'economia dovrebbe servire la politica, perché la politica vuol dire investire bene i soldi perché i bambini abbiano le risorse per essere istruiti in eccellenti scuole. L'unico modo per cui noi possiamo essere competitivi in futuro è che le nostre scuole siano a livello di eccellenza, le nostre università siano a livello di eccellenza. Invece le nostre università stanno scendendo agli ultimi posti. Questo è tremendo.
Bene, questa è la trappola dentro cui siamo. Ma voi siete qui, penso, venuti perché avete fatto un corso di PNL, e la PNL si occupa del mondo interno, giustamente, da lì che bisogna partire. Allora, vi dirò poche cose su cos'è la depressione, perché tutti oggi abbiamo a che farci. Quando vediamo degli amici licenziati, quando vediamo che gli ospedali non hanno i mezzi, quando le scuole ne hanno sempre di meno, quando le strade non vengono aggiustate, quando il patrimonio pubblico è in dissesto e vediamo il degrado, stiamo precipitando sempre più in basso. Il sistema dei trasporti, da noi non è quasi più possibile prendere il treno, sono sempre in ritardo, e i treni sono in ritardo perché non si investe nelle ferrovie, per le persone comuni si vuole investire, per chi? Per la TAV, si vuole investire per le ferrovie ad alta velocità. Un paese del terzo mondo che investe sull'alta velocità. Ma vi siete guardati nello specchio? Un paese che consente dei pendolari passare ore sui treni, sporchi, sempre peggio, cioè c'è più dignità. Ma tutto questo avviene senza nessuna protesta. E se qualcuno protesta, viene classificato facinoroso, persino i giornali di sinistra. Dicono, ah, movimento no TAV, che roba. Sono contro la modernità, sono contro il benessere. Ora stanno non facendo informazione, ma disinformazione. Bisogna andare a parlare con le persone della Val di Susa per capire che dramma hanno vissuto e che stanno vivendo. È una ferrovia che praticamente non serve a niente se non ad arricchire coloro che ci lavorano, cioè le solite multinazionali, le solite finanziarie. C'è un altro progetto alternativo per migliorare la ferrovia, costava solo 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro per queste aziende sono nocciolini, loro ne vogliono almeno 20.000 dei nostri miliardi. E quindi vanno avanti. Sono montagne piene di amianto, bucare l'amianto è molto pericoloso per la salute. Ma se noi mettiamo i soldi in alto, la salute della gente in fondo cosa conta? Ecco, vedere del popolo come quello da Val di Susa che si è unito, tra l'altro in Italia ne sappiamo poco, ma nel mondo questo viene conosciuto. Se andate in Perù, le persone parlate della TAV lo sanno, perché si informano attraverso internet. Noi non ci informiamo perché le informazioni che riceviamo sono talmente distorte. Persino un mio amico che è del PD, insomma come Partito Democratico, io ho parlato di Torino, Legge Repubblica, l'Espresso, gli ho chiesto cosa ne pensi della TAV, non ne sa nulla. È un psicanalista, persona in gambissima, veramente una persona integerrima. Niente, non ne sa nulla. Se non ne sa nulla lui, c'è da chiedersi ma cosa è successo. Allora, la disinformazione. La depressione nasce dal vedere come un paese ricco come l'Italia, perché il paese ha un potenziale immenso, l'Italia. L'Italia, sapete che è il paese che ha la dotazione culturale più alta del mondo. Se noi guardassimo in profondità, vedremmo che in Italia ci sono dei settori da sviluppare che sono straordinari, che darebbero lavoro a tutti i giovani. Bisognerebbe investire in questo. No, non investiamo. Sempre più tasse, sempre più austerity. E ci fanno credere con questo che usciremo dalla crisi, ma sono tutte varie. Gli economisti 20 anni prima, economisti grandi, sapevano benissimo che l'euro non poteva funzionare, che l'unione monetaria non si può fare tra paesi che sono economicamente di forza diversa. Non puoi mettere un paese forte come la Germania con un paese più debole, perché si verifica esattamente quello che è successo quando l'Inghilterra ha cominciato a commerciare con l'India. L'India era un paese che stava nascendo come un paese industriale nel 700, bruciato vivo. L'India destinata alla povertà. Queste cose gli economisti le sanno, la studiano, o almeno alcuni le studiano, però non vengono dette. Adesso è il momento che ci sia un'informazione corretta. C'è su internet, grazie a Dio ci sono, noi raccogliamo le informazioni migliori, ve le mettiamo lì e spero al più presto, se ci riusciamo, di fare un grande convegno a Genova, Milano, Torino su questi temi, perché è la cosa più importante. Capite che parlare delle problematiche dell'infanzia o delle problematiche della scuola, delle problematiche della sanità, nel momento che ci stiamo terzo mondializzando, capite che prima bisogna occuparsi anche di queste cose.